Le nuove filiere sostenibili e circolari della pasta. La neutralità carbonica come tappa del percorso verso lo sviluppo sostenibile. Questo è il titolo dello speech dell'ingegner Filippo Gavarini, Green Energy Specialist, Team CSR Andriani SPA. Accogliamolo con un grande applauso. Un po' più forte. Sì. Buon pomeriggio a tutti e a tutte, grazie mille per l'invito, per questa opportunità. Io sono qui per raccontarvi un caso studio, e in particolare il caso studio dell'azienda per cui lavoro, Andriani, ed in particolare di come la neutralità carbonica abbia un ruolo verso l'obiettivo di sviluppo sostenibile che l'azienda sta perseguendo, questo processo per andare a trasformare il proprio modello di business in un modello che sia più sostenibile. E lo voglio fare seguendo un filo rosso che parte un po' alla larga e parte dal concetto di consapevolezza. Iniziamo con una domanda per voi che inizialmente può sembrare che c'entri poco, ma in realtà poi vi spiegherò come è collegata a tutto. E vi chiedo, quanti di voi oggi, prima di venire qua, hanno inviato almeno un'email? Se nessuno l'ha fatto, vuol dire che tutti gli interventi che avete ascoltato sono super interessanti, perché non mi hanno fatto distrarre neanche un attimo. Ecco, in media si stima che un lavoratore scambia al giorno circa 120 email tra inviate e ricevute. Ognuna di queste mail viene associata a un livello di emissioni che va da 0,5 a 4 grammi a seconda della pesantezza degli allegati. Se andiamo a moltiplicare ovviamente queste 120 mail al giorno per tutti i giorni dell'anno, per tutti i lavoratori, arriviamo a un livello di emissioni che è di circa 175 milioni di tonnellate all'anno. Questo è paragonabile alle emissioni di un paese come l'Argentina. Se una singola auto dovesse emettere questo livello di emissioni, dovrebbe percorrere la distanza Terra-Sole per 4.000 volte. Ora, voi dite, questo cosa c'entra? Questo è venuto a dirci che non possiamo più mandare le mail. No, non sono venuto a dire questo. Questo è semplicemente un esempio che serve per introdurre proprio il concetto di consapevolezza. Noi inviamo le mail, è un qualcosa che facciamo per lavoro, ormai fa parte del nostro lavoro quotidiano, della nostra vita, ma iniziare a fare le nostre azioni con maggiore consapevolezza è sicuramente qualcosa che ci aiuta, e secondo me è proprio il punto di partenza, per intraprendere un percorso di transizione verso uno sviluppo sostenibile. Ed è anche la base. Scusate, come. Ok. Ed è anche la base del modello di business su cui si fonda Andriani, quello di consapevolezza, che in questo caso si declina verso una consapevolezza verso un cibo sano e un cibo innovativo. Andriani è un'azienda che ha sede a Gravina in Puglia, noi produciamo un prodotto che ha la forma della pasta, ma è prodotto con materie prime naturalmente prive di glutine. Stiamo parlando di mais, di grano saraceno, di avena e in particolare abbiamo una filiera di legumi tra le più estese d'Italia con cui produciamo appunto pasta di legumi. Per dare una valida alternativa sana e con tutte le proprietà nutritive di cui necessitiamo al cibo, alla pasta tradizionale a cui siamo abituati. E un'alimentazione sana, come fa ad essere sana e sostenibile e innovativa se il modo di produrla non è a sua volta sostenibile, innovativo e sano, sano in senso olistico? Ed è per questo motivo che Andriani ha anche iniziato un processo verso lo sviluppo sostenibile, verso la trasformazione del proprio processo produttivo in modo da ridurre il più possibile gli impatti negativi che ha sull'ecosistema, sulla società e sull'ambiente.
E l'ha fatto attraverso gli obiettivi di sviluppo sostenibile che conosciamo tutti, attraverso un approccio che si chiama a wedding cake, a torta nuziale. Ossia abbiamo preso le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile, quella ambientale, quella sociale e quella economica, ma le abbiamo poste attraverso su tre diversi piani, su tre diversi livelli, che non sono di tipo gerarchico, ma sicuramente con un rapporto di causalità. In particolare, gli obiettivi che sono legati alla sfera ambientale, che sono quelli della sfera più larga, quella che sta alla base di questa torta, creano quel perimetro di sicurezza all'interno del quale dobbiamo muoverci per andare poi a declinare l'impatto verso tutti gli altri obiettivi, quelli della sfera sociale e per ultimi quelli della sfera economica, che sono un po' i mezzi con cui poi a ritroso andiamo poi a sviluppare anche tutti gli altri. Il tutto sotto il cappello ovviamente dell'obiettivo 17, che è quello della partnership di tutti gli attori coinvolti. Quindi, consapevoli, diciamo, dell'impatto che il nostro business ha su tutti gli obiettivi di sviluppo sostenibile, anche considerando che il settore agroalimentare, sappiamo tutti, è uno dei più impattanti dal punto di vista climatico, abbiamo misurato il nostro impatto, abbiamo misurato e ci siamo resi conto che questo impatto che il nostro business va a toccare, va ad avere un impatto su tutti i diversi obiettivi di sviluppo sostenibile. L'abbiamo raggruppati quindi all'interno di cinque aree di impatto che sono state scritte nel nostro statuto in quanto società benefit, ognuna delle quali raccoglie una parte degli obiettivi di sviluppo sostenibile e ha i suoi obiettivi e i suoi progetti da implementare. In particolare ora mi soffermo sul rametto quello azzurro, il numero 4, che raccoglie gli obiettivi che hanno a che fare con il cambiamento climatico e l'economia circolare. E qui arriviamo al centro del nostro discorso, quello della neutralità climatica. All'interno dell'area di impatto numero 4 ci siamo posti l'obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2025, ossia quella situazione in cui l'azienda, il processo produttivo dell'azienda raggiunge un livello di emissioni nette pari a zero. Questo è un processo che si raggiunge ovviamente per gradi, attraverso l'implementazione di processi di efficientamento energetico, di processi di passaggio a produzione di energia rinnovabile e che si interseca, come vedremo, molto strettamente con pratiche di economia circolare. Abbiamo iniziato analizzando ovviamente il nostro modello di business, che in questa slide è rappresentato in maniera lineare da una filiera fino a un prodotto finito, passando attraverso il nostro stabilimento. Partiamo dalle nostre materie prime e produciamo pasta. Ovviamente per farlo abbiamo bisogno di energia, da un lato, e dall'altro lato produciamo degli scarti fisiologici, scarti e sottoprodotti. Se ci andiamo a soffermare sul lato energia, ovviamente è qui che possiamo andare ad abbassare il nostro impatto dal punto di vista delle emissioni. E quindi abbiamo misurato quelle che erano le nostre emissioni e abbiamo iniziato ad implementare dei progetti che, come pezzi di un puzzle, progressivamente vanno ad abbassare quelle che sono le emissioni di gas climalteranti. Il primo che abbiamo implementato è stata l'installazione di un trigeneratore, che è un progetto di efficientamento energetico. Circa il 55% dell'energia di cui abbiamo bisogno viene prodotta da un trigeneratore che produce, dal recupero di calore dai gas di scarico, anche energia termica ed energia frigorifera. Ovviamente questo non è bastato, solo il 55%,
c'è ancora un altro 45% che prendiamo dalla rete. Dobbiamo abbassare ancora questa quantità e lo facciamo attraverso un impianto fotovoltaico che abbiamo iniziato a costruire nel luglio del 2021 e che dovrà coprire l'intera superficie disponibile sui tetti dello stabilimento. In questo momento siamo a circa un terzo della copertura e dovremmo riuscire a chiudere, diciamo, l'intera copertura entro la fine dell'anno, inizio dell'anno prossimo. Questo andrà a dare un ulteriore contributo di circa il 10-12% in più di autoproduzione da energia rinnovabile sullo stabilimento, andando ad abbattere le emissioni di circa 200 tonnellate di CO2 annue. Non abbiamo bisogno soltanto di energia elettrica, abbiamo bisogno anche di energia termica. E l'energia termica in questo momento la produciamo da caldaie a gas, che sicuramente non sono rinnovabili. E quindi, altro tassello, altro pezzo del puzzle, una caldaia a biomassa. Una caldaia a biomassa che andrà a sostituire completamente le caldaie a gas e andrà a produrre la totalità dell'energia termica necessaria per il nostro stabilimento. E qui arriva l'intersezione dei progetti di neutralità climatica, quindi atti esclusivamente a ridurre le emissioni climalteranti, con i progetti di economia circolare. Come? Attraverso l'alimentazione della caldaia a biomassa da scarti di filiera e sottoprodotti del nostro stabilimento. Quali? Scarti adatti ad essere combusti in caldaia. Quindi stiamo parlando di scarti che non possono essere valorizzati attraverso metodi alternativi, che magari li valorizzano meglio che non la combustione. Nel nostro stabilimento stiamo parlando di crusca di saraceno, scarti di filiera stiamo parlando di potature di ulivo, potature di vite, comunque scarti agroalimentari che non possono essere valorizzati diversamente. Con i nostri sottoprodotti ovviamente noi ne abbiamo un'ampia varietà, non andiamo esclusivamente a utilizzarli nella caldaia, ma abbiamo iniziato a sviluppare tutta un'altra serie di progetti che valorizzano i sottoprodotti in un'ottica di economia circolare. Questi progetti sono per esempio la produzione di pet food a partire dagli scarti di pasta secca e scarto umido provenienti direttamente dal pastificio e la produzione di alga spirulina, di cui vi parlerà più dettagliatamente la collega Danila, che anticipo torna indietro, è un progetto di economia circolare che dà un contributo anche dal punto di vista climatico, in quanto la spirulina, facendo naturale fotosintesi per crescere, assorbe CO2 e quindi aiuta anche all'abbattimento delle emissioni. Questa è la roadmap, quindi è lo stesso che vi ho raccontato, delineato e declinato a livello temporale dal 2018 in poi, e potete vedere che la linea rossa che unisce tutti gli step anno dopo anno va ad abbattersi al 2021. Quindi nel 2021 abbiamo già raggiunto la neutralità climatica, ma non ci soddisfa questo perché l'abbiamo raggiunta attraverso una massiva compensazione delle emissioni. Quindi abbiamo emesso e abbiamo compensato attraverso progetti di compensazione certificati. Il nostro scopo è quello di andare a ridurre il più possibile nei prossimi anni la necessità di utilizzare la compensazione attraverso l'abbattimento diretto in loco delle nostre emissioni. Questo attraverso progetti che andranno direttamente a catturare o comunque a ridurre direttamente le nostre emissioni. Viviamo ovviamente in un momento, sappiamo tutti, di grandi sconvolgimenti socio-economici e quindi questo progetto è un progetto che per noi è veramente stimolante per il fatto che ogni giorno c'è sempre qualcosa di diverso, cambia qualcosa e quindi dobbiamo adattarci alla direzione verso cui stiamo andando, ma l'obiettivo è chiaro, la consapevolezza, e torniamo all'inizio, questo filo rosso che ha seguito il mio discorso, la consapevolezza che abbiamo è quella. Siamo consci e consapevoli di quello che dobbiamo raggiungere e quindi lavoriamo tutti i giorni per farlo. Lascio la parola a Danila e vi ringrazio.